mettiti qua intanto. Ah, ok. Che non c'è nessuno. Si è ripreso? Adesso l'ho attaccato al telefono. Vediamo. Adesso sono... Che palle? Adesso sto usando il telefono, però mi brucia la batteria se faccio così. Provo a riavviare questo. Però dice che prende. Sì, forse non si era più collegato, magari è stato solo saltato il collegamento, magari. Dal cellulare, lo riavvio. No, no, perché si attaccava, semplicemente non andava. Datemi un secondo che riavvio questo. Scusate ragazzi, cioè... Se vuoi entro io e le porto da mangiare fuori, così almeno... Ok. Cosa vuoi? In carrozza come? Con l'acciuga, grazie. Ok. Intanto siete appoggiati sopra un cestino. Eccola lì. Oh no, non si vede. Eccola lì. Questa è l'osteria della Gigia. Si vede, no, certo che si vede, però. In realtà dovremmo metterci a mangiarla lì davanti. Ma niente, si è proprio rincoglionito il router. Sentite Karim? Sto riavviando, Due mozzarelle in carrozza da portare via, una alle acciughe e cos'altro? Perfetto. lo so. I biscotti salati sono... E mangiate subito? Sì, da mangiare subito. Grazie mille. È il router che mi avete regalato, sì. No, ma funziona benissimo. Probabilmente si è un attimino rincoglionito e ha deciso che non... Acciughe al 5 del pomeriggio. Madonna, ragazzi, ma che rompicoglioni che siete. Veramente dei rompicazzi. Grazie mille. Ciao, grazie. Bon, adesso... Mica, ma hanno chiuso tutti la live. Cioè, sono passati a 600. A 180. Ok. Ah, sei già tornato? Sì. Aspetta un attimo. Ce l'hai fatta? Ho riavviato il router, ma vediamo. Vediamo, Perché ci lo appoggiamo magari un po' più così, che regge di più. Mi vedete? Vedete bene? Questo è per te. Grazie mille. Oh, ma l'hai appena fatta, è calda, era? Sì. Ok, non è scaldata dunque. No, era già calda. Quindi vuoi un altro po' di carta che magari ti protegge? No, non serve, tanto mi sporco la cucina. Eccola qua. Vedete? Mozzarella in carrozza, pan carré, mozzarella e acciuga. Tu come l'hai presa? Prosciutto, grazie. Come i bimbi. No, possiamo stare qua, tanto ci si sente. Verissimo. Ma che figo. Se qualcuno corre, la ruba. Ciao, Allegra. Ciao. Ciao. Bellona. L'unico problema è che non leggo. Come? Non leggo. È vero? Credo 2 euro ci ha costato. Ok, vai al wifi. 2 euro. No, l'una o... La no, l'una. Ok. È comunque abbondante. Era una bimba bellissima. No, era una bimba che veniva venuta a salutarmi. Appena fatta si sente tutto l'olio. No, mamma mia. Qui facevano i mini spritz del bicchierino piccolo. Prendilo. No, devo smaltire. Devo smaltire un po' perché sono.
arriva in ritardo la vista. Cioè mi giro per fare lo spritz. 2 euro è giustissimo, eh? Sì. Ma che capelli ho, mamma mia. Non a me. Mi si appiattiscono. Fanno schifo. È l'olio delle mozzarelle. Hai visto che c'è la vecchia che tira i porci e il vecchio che tira i cani? È vero, però dentro c'è un cartello con scritto non, e Dio ti ama non bestemmiarlo. Perché loro li bestemmiavano un sacco. Anche sono vecchi. È vero, ci sono. Non l'avevo visto. Devo fare una foto. Lo faccio vedere anch'io. Forse devo fare di nuovo pipì, sai, che palle. Fallo. Col microfono acceso. Facciamo tipo una volta spuntata. Sai dove andare adesso? No. Anche quei panini lì non erano niente male, eh. Nel mio ufficio, amore, perché? Di qua, gatto. Vai. Dove dobbiamo andare? All'antico pallone. Ok, avanti a sinistra. No, destra, poi sinistra. O anche a sinistra, in realtà è uguale. Il microfono. Oddio, ci si sente male? Ho fame, non ho niente da mangiare. No, cucciola. Sono nel mio ufficio. Ma che bello, tutto nuovissimo qua. Sì, stanno ristrutturando da prima che mi trasferissi. Beh, però è venuto bene, almeno questo. Quello è un negozio? Sembra uno di quei negozi giapponesi, esatto. Io entrerei in tutti sti posti, sono incredibili, sono proprio bellissimi. Best stereo in town. L'ha detto, è al cucchiaio, quindi no. È chiaramente una cazzata. No. Tanto il tiramisù è buono anche in tazza. Andiamo avanti, va? Perché? Carimba. Non Carimba. Ho toccato, gatto. Carimba. Ho perso il magnete. Perso il magnete? Sì. Allora, se ti è caduto lì, ti sarà caduto un po' prima. Oh no, devo stare 3 ore. Ti sarà caduto nelle. Mi sa che la giacca è un po' spessa. Magari si è attaccato magneticamente. Dici al tombino? Non lo vedo. No, qua ci voleva Luna che c'ha l'occhio di falco. Allora, ti è caduto qua? Sì, però può essere anche tipo mezzo rimbalzato un po', perché però ho visto cadere solo il. Aspetta, magari è andata. Sembra che la mitra. È andata di culo, è andata nella tasca. Allora, sai che c'è? Lo pinzo. Sì, infatti. Ecco. Oppure qua. Te lo pente al bavaro, no? No, perché cade, quindi sto punto faccio così. No, al bavaro con la pinza. Con la pinza? Perché non è proprio il massimo. Così. Anche così, ma non volevo, insomma, che si vedesse, guarda, ah, va bene, okay, così. Allora metterò lì. Basta così. C'ho le mani unte. Ecco qua. Si sente, si è rotto, no? L'ha rotto? Come si sente? L'ha rotto tutto? È caduto. L'ha rotto? Li vendono singoli. Ha fatto da. Li vendono singoli, io già. Aspetta che non mi ricordo se dobbiamo girare. Questo è un altro posto fighissimo. Sono i droghieri, hanno praticamente una salumeria con. Vedi tutti i vari affettati e ti fanno da mangiare lì al tavolo. La cosa più bella di Treviso sono veramente l'innumerevole numero di locali
bellissimi, sono tutti bellissimi rispetto a una grande città come può essere Torino, Milano, Roma, eccetera, eccetera, dove tu trovi 50 e 50, trovi locali belli che sono sempre pieni e i locali quelli un po' de merda che sono sempre vuoti. Difficile per un centro a Milano, secondo me, a trovare qualcosa de merda. No, in centro, magari perché nelle chiudono. Vie classiche, no, è che sono strapieni. Cioè sono sì, sempre certo. Strapieni. Invece qui anche dei locali bellissimi. Perché sono vuoti. Cioè, pieno di gente, cioè, pieno di posti. Esatto, mi si sente uguale. Si sente anche se è un po' bassino. Va benissimo. Posso aumentargli un po' il gain se volete, eh? Aspettate. Senza batti sul microfono che capisco qual è. Ok, sei questo. No, no, prego, prego, tranquilli. Guadagno ricevitore. Come faccio a sapere qual è dei due che sto selezionando? Vabbè, ma se mi si sente piano non importa. Prova, prova, prova. Parla. Prova, prova. Ma sì, va bene. Va meglio? Non importa. Perché ho aumentato il guadagno di entrambi, mi sa. Questo qui? Eh sì. Ma che bello qua, in questa via così. Osteria all'antico pallone. Siamo fuori? Yes. Volevo chiedere. Sì, pago io però stavolta, sì, siamo già a 2-0. Salve. Ciao, salve. E siamo seduti fuori? Sì. Grazie mille. Se lo dentro ci sono i divanetti, se vuoi. Paura che mi salti la connessione. Perché? Adesso arriva. Ho paura che mi salti la connessione perché... Come va, ragazzi? Volevo Cicchetti. Sì. Sì. Cosa avete allora di buono? Vengo a vedere. Vengo a vedere. Lasciamo lì. Sì. Vabbè, ok. Ho quello pesce. Oh. No. Se vuoi ti faccio il panino con la porchettina nostra, classico. Quanto è grande? Guarda, cioè, ho lo stile occidente, lo taglio a metà. Questo qua. Dai, volentieri, metà testa, sì, metà testa. Metà, perfetto, perfetto, grazie. Perfetto, e una bottiglietta d'acqua? No, no, va benissimo quello, ne mangiamo metà testa, una bottiglietta d'acqua naturale. Naturale? Sì. Naturale, grazie. Sì. Come? Naturale, sì, sì, sì. Naturale, grazie mille. Grazie. Lo so, lo so. E loro qui fanno il panino con la porchetta. Stai su di te adesso. Oh no, ho cambiato. Come cambio la fotocamera? Devi toccare la cosa. C'è rear e cosa? Ecco qua. Sei un po' una merda. Sì, un po' una merda. Sì. Eccoci qua. Scusate, devo andare in bagno, quindi quasi quasi. Vai. Dentro lo zaino mettilo davanti a te. Qua siamo a Treviso, ragazzi, mica siamo alla stazione a Napoli. O a Milano. O a Porta Palazzo. Che a Treviso non. No, di questa stazione, perché di solito le stazioni sono. Beh, sì, diciamo che peggiore. Non andrei comunque in una stazione a fare. A mollare roba neanche qui. Non ci sentite bene, eh? No, forse me, perché ho il microfono. Oh. No, no, faccio io. No, perché magari io ho aumentato il gain, magari gratta adesso. Prova, prova. Scusatemi, è altissimo. Infatti. Scusatemi, devo vedere un attimino. Ecco qua. Ah, un po' ovattato. No, ero io, sicuro ero io perché ce l'avevo in tasca. Ma aspetta. Adesso l'ho messo sopra, secondo me è meglio. Ok. Perché stiamo parlando piano per non far rumore. Esatto. Ti addormenti e mi dice... Io ho spaccato l'orecchio, scusate. Hai sentito che sei offeso? Prendiamo l'acqua. Sì, hai ragione. Era la distanza. Sì, perché l'ho messo in... Non so se si vede. Era troppo in basso. L'ho messo in tasca, sì. Era troppo in basso. Troppo però non volevo basso. Che cadesse di nuovo. No, ma secondo me è preso così, no? No, sì, infatti. Cioè, i comandi di un aereo, è al contrario. Sì. Ma guarda che è un peccato, perché se questo qui fosse integrato con... In tutto sarebbe fantastico, perché con questo si zooma. Cazzo, perché non è integrato? Perché è fatto per le fotocamere? È fatto per la sua applicazione. Ah, okay. E con la sua applicazione puoi fare delle robe incredibili. Okay. Però non puoi streamarci. Cioè, puoi farlo, ma solo su YouTube o Facebook. Su Facebook faceva le live come Vin Diesel.
No, no, il magnete è qui, l'abbiamo ritrovato. Sapete dov'era? Era caduto nella tasca. Che Comunque, non bomba! so se avete visto dove siamo seduti Vado a fare la pipì io. adesso. Ecco, mentre lui Lascio il va a fare la microfono, pipì, magari. bravo Ecco qua, scusate che giro. Anche noi siamo praticamente in questa via, vedete? Siamo in questa via di Treviso e c'è praticamente i tavolini attaccati al muro. Siamo in un vicoletto, così. Scusate. Fortuna che siamo partiti un po' prima, perché adesso il meteo è quello che è. Cioè, ovviamente sta diventando un po' più fresco. Qui sono effettivamente famosi per la loro porchetta che li avevo segnati, ma non mi ricordavo tutte le varie cose. Anche il panino con la porchetta è una cosa molto classica qui in Veneto. C'è anche all'Osteria Liosei a Padova, un locale famoso per il panino con la porchetta. Non so perché, perché non credo sia veneta. Ma Lui invece la Roberta mi ha detto ora senza non vorrei dire manifesto. cagate. Allora io ho detto, lo chiamo, gli dico che fanno E questo è il locale numero 4 di 14. Allora, abbiamo la porchetta trevigiana, è vero, però non so se sia proprio una roba tipica. Esatto, perché c'è Ariccia. Paura, pensavo stesse passando. Tipo una via crucis dei bar, esattamente, esattamente. In Veneto abbiamo alcuni salumi tipici regione che spesso vengono confusi con altri salumi più comuni, è vero, e infatti è per quello che mi confondo sempre. Scusate il mio naso, ragazzi. Nel Novecento la porchetta ha avuto successo in Veneto, diffondendosi a Treviso e a Padova, diventando un prodotto familiarmente locale. Beh, cosa c'ho? Il filtro bellezza, perché sono troppo bello. No, questo è il filtro bellezza. Magari mi piacerebbe essere così. Guardavo che tipo da capelletto, se ti vuoi provare le scarpe, le fanno ballare, certo con la resistenza invece. Adesso sono nel colore giusto? Oh, grazie mille. Gentilissimo. Ho messo un po' di ghiaccio perché era. Grazie mille. Oh, io verso. Ci ha fatto il panino con la porchetta e ce l'ha anche tostato. Mamma mia, i panini tostati sono la mia droga. Voi non avete idea, mi piacciono da morire. Karim è in bagno. Svariate fette di porchetta. Il pane. Madonna, ma il pane è buonissimo. La porchetta anche. Senti là. Eccomi qua. Era da un bel po' che non mangiavo un panino con la porchetta così buono. Vedete che non si è vista la reaction, non ci arriva. Non so.
Il pane, soprattutto, mi piace un botto. È veramente buono perché è caldo e quindi è scrocchia. Ma non solo, è un... è avvolgente, fragrante, buono. Porchetta era un dito. Com'è? Era un dito di porchetta. Veramente, sì. Come ti senti? Non sei neanche a metà strada. Sono già abbastanza pieno. Voglio smattire per bere un pochino. 2 ore la cena. No, mezz'ora. Cioè, 40 minuti. Io ceno alle 6:30, ragazzi. Il bagno dov'è? Sopra. Ok. Sto lavorando, voglia di porchetta, sì. Che tranquillo che è qui, bellissimo. È martedì pomeriggio. Bellissimo. Quindi sabato non passi. Immagino. Infatti ogni volta che sono qua, perché c'è gente qui sì, seduta in piedi, cioè, appoggiata al muro di là. Perché poi vogliono essere stare tutti fuori, quindi. No, non puoi capire anche dentro. Madonna. Che ha tanti posti qua, tra l'altro. È veramente buona. Qui ci sono, credo, 16-17 gradi. 16. Mm-mm. Si sta bene. Infatti ho messo questa giacca con la t-shirt sotto, perché non volevo né morire di caldo né morire di freddo. Quindi... allora, abbiamo fatto bene a partire 50 minuti prima. Mm-hmm. Vero. E vado a letto a mezzanotte. Vado a letto a mezzanotte perché dopo è tutto inutile. Questa stanotte alle 10. Allora, la palestra domani. Domani devo prendere il tè. Oh, non vedo l'ora, mamma mia, il tè giapponese. Penso che stiamo facendo un tour de force di roba e non siamo, non abbiamo visto niente. Siamo all'inizio e già siamo sfondati. No, no, dico con te. Ah, beh, sì, quello immaginavo. Il grasso, mamma mia, che buono. Sì, abbiamo iniziato un po' prima, amici. Lo spritz l'ho già bevuto e mi è salito anche in fretta in testa. Adesso il gatto va in bagno. Ecco qui. Sto smaltendo i miei cicchettini. Oh, io ho bevuto alcolici. L'ho visto. No, 14 locali in teoria tutti oggi sarebbe da fare, ma siamo già, secondo me, pieni. Però questo è il quarto. No, niente filtro bellezza, è tutta naturale. Fa strano parlare da solo in città. Non sono abituato, non mi piace. Cena salta. No, non è che cena salta, è questa la cena. Per fare in fretta non dovresti sedere. Anche secondo me, invece il gatto dice che bisogna sedersi. E secondo me bisogna mangiare al banco e andare via. Tipo tapas, non iniziamo sto discorso perché il gatto dice che non sono tapas, però sono tapas alla fine, solo che si chiamano cicchetti. Pieno di giovani per Treviso, ma no, è che sono le 5 di martedì pomeriggio, ragazzi. C'è chi c'è? Anche a Torino non c'è nessuno. Buonasera. No, ma per fare questo tipo di tour de force non ci si deve sedere. Perché a parte che perdi un botto di tempo, ma poi cioè, devi camminare, va fatto veloce. Secondo me bevi, mangi, vai.
Cioè, credo, cioè, se tu devi fare 14 locali non puoi sederti ogni volta, è impossibile, proprio fisicamente, se inizi alle 5 finisci alle 2 di notte. Quanto tempo vedo? No, non è una challenge, è una cosa che si fa, i Baccaro Tour, credo si chiami in altri modi, in altre parti d'Italia. C'è della numerologia di cioccolato, credo che sia uno dei tour preimpostati, anche se mi sa che questo l'ha fatto Gatto. La gente mi guarda, mi dà fastidio, Ho non salvato un po' la sono buono. situazione Cioè, dicendogli che abbiamo già bevuto in altri che ci vuole a menare, la picchiarci a sangue. Si è preparato al tentativo, perché la polvorità deve portare la mira. Metà Campari, metà acqua. No, metà vino. Acqua e ghiaccio non serve. Mi sentite Il bene? corpo. Cioè, il corpo. Mimmo. Ma che c'è il corpo? Avevo 200 euro la mattina. Grazie Ciao, mille, ragazzi, salve. ciao. Ciao ragazzi. Ecco qui. Jake in the village, cosa? Perché? Aspetta, sto andando Sì, a cazzo, aspetta. vabbè, di qua, sicuramente di qua. Ok. Allora, io mi vedo a scatti, voi come vedete, Flaudio? Poi vi mando lo screen di quello che ho mandato Karim, sì. Allora, questo era il 4 o il 5? Gioia mia. Sai dov'è? Lo devo mettere la mappa? È vicino comunque. Sì, sono tutti vicini. Sono flawless. Bravo. Ok. Scusi, scusi. Di là. Parea, nemo. Parea. E dai, girati, faccia di cazzo. Scusate che fa un po' il minchione ogni tanto l'affare qua. Dovrei ricalibrarlo, appena ci fermiamo lo faccio. Va bene. Oh. Come si sta bene oggi? Noi Si sta molto bene, sì. sono contento, mi Adesso un sto po' di divertendo un sacco. freschiettino, È un sono pelo molto perché sta contento. calando il sole, quindi inizia ad essere un attimo. L'estate sta finendo. Il Non è vero, caldo se dovrebbe ne iniziare invece. è. Perché non si capisce, marzo è pazzo per davvero. Qui c'è un negozio di cappelli, se vuoi. Io, sai che ho comprato un cappello costoso, una coppola costosa, l'ho Ah, comprato in un sì? Ma negozio bellissimo di Napoli, ma cosa era vuol dire bellissimo. costosa? E sono fatti a mano, Ok. con, in una tessitoria, di, Ok. ma molto bella, molto, Figo, anche figo. mezza storica di Napoli. Non l'ho pagato tantissimo, pensavo molto Ok. peggio. Era tipo Vedete? così, capito? Era tipo così, li fanno a La mano. cappelleria. E anche io voglio la coppola. Io ne ho tante adesso, sai? Devo anche io aumentare la mia quantità di A me coppole. stanno bene, ma solo un tipo di coppola, perché ci sono tanti tagli, come i cappelli, fondamentalmente, e solo un tipo di coppola mi sta bene, purtroppo. Dov'è che siamo? Qua? A No, destra. destra? Oh. Sì. Allora, dipende quanto siamo pieni. Sono circa metà Ok. della mia capienza massima. Perché quelli più ficcanti sono dopo. E non ci arriviamo, gatto, secondo me. Eh no, se Eccola vuoi lì. È possiamo tagliare. Ti sto dicendo per quello. chiusa? Sai che è chiusa? Ok. Meglio, è chiusa. Strano, ma c'è un cartello, forse è Sì, morto vado a leggere. qualcuno. No, gatto. Vabbè, perché Come? no? Guardate che bello questo portico. È morto qualcuno? Chiuso? Per riposo psicofisico. Ci sta, no? No, ci sta, gatto, Sai che dovremmo vacanza. anche noi. Bellissimo. Non male. Beh. Aspetta che. Ci sta, non è No, sbagliato. Cioè, infatti. ridiamo, ma è un motivo validissimo secondo me per tener chiuso. Naneti.
Milanetti, sì. Sai dov'è? Sì. Perfetto. Cioè, no, sto dicendo, noi ridiamo, ma è un motivo validissimo per tenere chiuso. No, cioè, chiuso per sanità mentale, per cazzo. Me è... Cioè, io capisco subito, dico sì. Aspetta che non facciamoci ragione. Stirare dall'autobus. Dall'uno. L'uno, ma non credo di vista neanche a Torino. L'uno. Guarda, la Loggia dei Cavalieri, dove ci va Babbo Natale. Però io so cosa c'è qua, gatto. C'è cazzo. Tiger? No, no, c'è... vuoi il Brezel, vuoi? È il Brezelone, sì, ma... che fa? Lascia perdere, non, no, è, non è tipico. Palle. Non è. Non è tipico, però non è buono. Subito. Che palle. Di tutte le cose, cioè il prezzo. È il Brezelone. Deficiente. Il Brezel va preso a prescindere. Vabbè. No, ti sto facendo tra l'altro delle riprese fighissime che potrebbe essere un vlog di viaggio. Clippate tuo. Che faccio un vlog da solo, come se fossi da solo, sì. Ma non è vero. Tagli la voce. Guarda qua, guarda qua che piazzetta. Qui faccio da Cicerone qua, sì. C'è la statua delle tette, ma sì. Quella finta. No, qui c'è quella vera. Ah, no, hai ragione, quella è vero, quella finta. Hai ragione. Sì. Ho subito sbagliato. Sì, aspetta che c'è il 5 perché. Perché ti si vede. Oh! Ecco, è meglio. C'è la statua delle colette vera, sì. Che è quella sotto vetro. Sì. Occhio che è già mezza rotta. Passiamo. Poi l'hanno ricostruita e messa in dei vicoli veramente inutili. No, l'hanno rimessa dov'era? Era lì? Eh sì. Ah, ma è un po' inutili sono quei vicoli lì. Ho capito. E che funziona e ci puoi bere perché esce l'acqua dal capezzolo. Sì, non so se ci berrei, ma eccola qua. Io questa ho bevuto. È la fontana delle tette. Eccolo là. Fontana delle tette. Durante i festini una buttava vino bianco, l'altra vino rosso e potevi mescolarti al suo rosé. Pensa a te. Aspetta un attimo, mi ho sbagliato. Massa, andati, era lì Nanetti, scusa, che mi hai fatto pensare alle tette. Oh no, c'è gente, che vergogna. Ma perché fino adesso? Eravamo da soli, io fino a mo'. Ma non c'è così tanta gente, ma ci mettiamo all'angolo del bar. Se c'è posto dentro andiamo dentro, gatto, che è meglio. È sempre meglio almeno. Ti faccio andare dentro prima a te, voglio vedere cosa vedi di posto. Ma non c'è proprio. Ma siamo proprio in mezzo alla gente, che vergogna. Mettiamoci nell'angolo. Qui a destra. Comunque prima stavamo discutendo se sì. Questa cosa enogastronomica va fatta al banco sedendosi. Ed è un po' divisa la situazione, perché secondo me andrebbe questa fatta roba... al banco perché fai ciuff e vai. Quello, esatto. E però non ci sediamo. Cioè perché? Perché sono pigro. Ah, ecco qual è il problema di questo tour. Ok, vuoi andare a vedere che cicchetti hanno? Vado io? Vado io, vedi. Vai su. Così dell'osso, pecorino d'Abruzzo. Pa, pa, pa. Charlie. Ah, però sono vini. Che cicchetti avete? Ok. Ok, vado a chiedere cosa vogliono e torno subito. Grazie. Perfetto. Grazie mille. Cosa? Hanno di tutto. Ciao. Eccoci. Hanno di tutto. Ciao. Volevamo cicchetti. Cosa? Faccio al momento, di pronto non ho niente. Mm. Ok. Vi metto magari un affettato, un formaggio, abbiamo anche verdurine sott'olio. Che affettati avete? Oh, porchetta, mortadella, prosciutto cotto, crudo, uno, pancetta. Uno con la mortadella? Certamente. Grazie. Ma se no facci un misto di. No, quanti, cazzo? No, due misto. Tre a testa. Ma no? Sei matto. Va bene. No. No, uno con la mortadella. Certo. Semplice, una punta di gorgonzola sopra. Sì, volentieri, grazie. Certo. Ah, interessante. Col formaggio come lo fate? Beh, posso metterti magari un casatella con l'acciugina. Perfetto. Vado. Perfetto. E per me anche... Volevo chiedere un bicchierino, non mi ricordo come si dice. Un'ombra. Un'ombra? Un'ombra, sì. Certo. Cosa mi consigli? Allora, di rosso abbiamo un Cabernet Franc, semplicissimo. Va benissimo. E di bianco un Glera. Che no, è va benissimo il rosso, grazie. Rosso. Grazie mille. E per me è una Coca-Cola. Certamente. Grazie. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Non mi ricordo mai come si dice bicchierino. Ombra, non è... È vero, non è difficile, però me lo dimentico. L'alcol mi cancella la memoria. Sono... È un po' appiccicoso.
No, il gotto è il bicchiere, però si chiama ombra, quello di vino rosso. Amici, il Veneto non mi piace, io sto imparando il napoletano. Ma cosa te ne fai? Del napoletano? Con chi ci parli? È che il Veneto si parla solo in Veneto, il napoletano si parla in tutta Italia. Il napoletano è lo spagnolo dell'Italia. Non credo sia vera questa cosa. Anche perché tu parli in tutta Italia con i napoletani. Napoli caput mundi. Sì, va bene. Però non c'entra col discorso. No, assolutamente no. Napoletano mi piace assai sta cosa. Sì, ho capito, però non è vero che vai ovunque vai e parli napoletano. Uè uè. No. Napoletano deriva dal francese. No, intendo come... cioè come lingua internazionale, lo spagnolo è parlato tantissimo. Era pronto a farci un mix comunque, sei rimasto non male. Volevo fare il mix. Hanno un tagliere qui che è speciale. Sembra molto bello. Lo so, sembra, è uno dei più un locale top lui. Molto figo. Hai visto dentro quanto era piccolo? Sì, non si posso sedere dentro, solo per pagare. E c'erano le porchettone appese. Sì, era buonissimo. E i cicchetti li fanno al momento, è bellissimo. Lo sai il piemontese? No, parti dal tuo. A Torino non si parla piemontese, è quello il problema. A Torino si parlano tutte le lingue, tutti i dialetti. Torino era con la Fiat, era la capitale dei... È lo stesso problema di Milano? No, peggio, perché Milano è internazionale proprio, Torino è italiana. Ma anche a Milano comunque ormai il milanese non esiste più. Erano tutti, cioè lo racconta bene Ricomincio da tre di Troisi, quando lui parte da Napoli per andare su al nord e lo chiamano migrante, perché in quel periodo lì chi dal sud arrivava a nord per lavoro lo chiamava migrante, perché migrava addirittura. Grazie. Pensa, no, ma no, nel senso lo chiamano migrante come se fosse letteralmente un immigrato. E quindi Torino, che aveva la Fiat, quindi lavoro praticamente assicurato e un sacco di fabbriche, non c'era nessun piemontese, cioè erano tutti del sud, quindi è pieno di pugliesi, napoletani, calabresi, siciliani, un sacco di siciliani. Se tu vai sul pullman che va al Politecnico, tutti gli studenti, non ce n'è uno di Torino. Sono vabbè, ma è normale, soprattutto per gli universitari, sì. Anche a Padova, eh. Ma immagino, sì. Anche qui? No, Guido. Cosa? Io beh, porto gli occhiali. Anche normalmente. Ciao. Non credo anche esista non... un video su YouTube. Non vedo. Che no, non esiste volendo, un video dove non li... Anche volendo. Come Superman, esatto. Sì, no, dico il secco. Il Politecnico di Torino è rinomato, sì. Come stai, Gabrielone? Meglio? Una lucana, tra mille. Volevi mangiare anche qualcosina? Che voglia, devo mangiare anch'io. Che stiamo mangiando? Vabbè, però. Ma guarda te. Tu sei a dieta, sbaglio? Uno con salame. Sì, dieta. Palestra. Sono andato in palestra ieri. Ma la palestra senza la dieta non vuol dire nulla. In realtà a me fa tantissimo, solo che non vado in palestra, questo è il mio problema. Io potrei mangiare come una merda, ma dovrei andare in palestra. È che non ci sono andato ultimamente. E quindi sono lievitato. Mangiando la roba della dieta, tra l'altro. Senza palestra, sì. Perché non le bruci le calorie in eccesso, quindi non c'è. Oh madonna. Questo tavolo è. Credo sia fatto per i computer, non lo so, per non far strisciare le cose. Credo che l'abbiano trattato, sì, per poter stare fuori. Sì, è probabile. Forse è idrorepellente, sarà per quello. Ah, può essere. Provo a pisciarci sopra. Giro la telecamera. A 5.000 sub. Minchia, sembra tantissimo. Ho capito, devo pisciarci sopra. Sono anche pochi. Sono tanti dal punto di partenza in cui sei tu, ma forse pochi per pisciare sopra. Sì, esatto. Sono a metà. Non proverei. Dici che mi guarda male? Come test. Arriva il divertimento. Stavo guardando se era idrorepellente. Ok. Lo è. Sì, non vedi che appiccicoso mi dice, non serviva. Sguscia tutto.
sulla sedia. Dice anche lui per mostrare che sono tutti. Cinque anni c'è il disculo, ma quando mai l'ora... È 10 anni che stiamo correndo dietro sto disculo, non raggiungeremo mai. Vuoi una rosa? Grazie. Si può pagare col contactless? Hai il post. Hai visto che c'hanno tutti i loro fazzoletti? Sì, sono... ma qui è tutto serio, molto serio. Sta arrivando, madonna. A voi ragazzi. Grazie mille. Tu porchetta boy. Facciamo vedere. Così. No, così. Eccoli qua. Che bella come l'ha presentato, sai? Sono fatti al momento, quindi lui ha due... Ah, no, mortadella questa. Sì, mortadella, mortadella con gorgonzola. Gorgonzola. Grazie mille. Grazie mille. A voi. Gentilissimo. Questa è l'ombra. Sì. Che è un bicchierino, Di, Di vino. Piccolino. Eccolo qua. E questo diciamo che è l'aperitivo classico. L'ombra fare ovunque così, ma non reggo. Quindi niente. Vado. Oh, già io ne ho bevuto uno che non è il mio di solito. Guardate l'aspetto poi. La sua bella acciughina. Che buono. Madonna. Posso averne altri 4? Scusi. Rialzo magari. Vabbè, ste tapas. Sono fissati, eh? Gatto, sono tapas, è inutile. Tu difendi questa cosa, ma sono la stessa identica. Ma non è vero. Il concetto, ma non è la stessa cosa. Il tapas sono proprio una cena divisa. È come in pezzi. Ma anche questo. Boh. A parte che le tapas non sono una cena divisa, le tapas sono mini delle cose che mangeresti normalmente, come questo. No. Era un crostino. Chiamateli crostini allora. Ma no, non lo sono. Perché, detto. Sì, questo nello specifico era un crostino. Ah, questo, no, questo era però diverso dagli altri, effettivamente, era proprio un crostino. Molto buono. Bella fresca. Anche bella il fresca. Vino molto buono. Meglio del... Era molto meglio, sì. L'altro era un po'... Secondo me non... Siamo andati a prendere l'ombra nel posto meno da ombra, sì. Sai? Sì. Perché quello era un posto un po' troppo giovane, un po' troppo cool, vedi quelle carte, perché poi dopo le fanno le cose. Era un po' troppo bar. Esatto. Questo qua è proprio... Infatti le diceva, no, dovete dirmi voi, perché di solito arriva il tipo, sì, che sa già che cazzo vuole. È vero. Questo qui è proprio osteria, infatti ti ha dato il vino. Sì, sì. Salute. Ti hanno neanche chiesto se ti lasciavo un po' di vino. Siamo in un video di Pratt. Tu potresti montare questa live e fare Pratt. Un video di Pratt. Bellissimo. Spero lo stia registrando tutto, in teoria lo sta facendo. Fai anche la mappa con le nostre foto che si spostano, sai, proprio classico. Hai visto il nuovo... Il nuovo... come si chiama? Template che ho utilizzato? Molto bello. Quello che... Sì? Sì. Ecco perché mi è venuto in mente, perché l'avevo visto da te. Ho comprato... Cioè, mi sono abbonato a questo sito di template che costa, mi pare, 10-15 al mese. Ma ne ha un botto. Ma tantissime di quelle... Allora... Diciamo che per Final Cut è un po' più limitato perché sono più per Premiere. Perché, sono sempre per Premiere, perché sì. Premiere poi dopo puoi farci dentro di li tutto. Li puoi modificare. Esatto. Sì, sì. Anche questi li puoi modificare, però non come Premiere, diciamo. Infatti l'unico motivo per cui rosico di non usare Premiere sono i preset. L'unico. Perché Vegas non li ha proprio, non puoi importare. Vabbè, i preset. Vegas non usa nessuno. Il miglior YouTuber di YouTube Italia lo usa. VJ
Ma non sono neanche più io da anni, forse. E poi anche i Favij video glieli montano con Favij. Sì. La Slim Dogs è in te. No, Slim Dogs non usa Vegas, ragazzi. A me pare. Forse uno della Slim Dogs. Forse. A me è parso di aver visto del Final Cut anche da Slim Dogs, ma non vorrei dire cazzate. Sì. Solo io uso Vegas, ragazzi, e me ne pento tutti i giorni della mia vita. Il problema è che, capito, sarebbe come smontare. Ah, vedi, la Da Vinci, usano da anche Da Vinci. Da Vinci è incredibile, ha rivoluzionato tutto il sistema di montaggio. Perché non voglio reimparare. Esattamente, gatto, io ho lo stesso problema. È come toglierti una mano e metterti un trapano. Allora, dici, è utile, però. Io passerei a Da Vinci, solo che mi sta bene anche reimparare. Infatti ce l'ho Da Vinci sull'iPad. È solo che è troppo comodo Final Cut per tutto l'ecosistema Apple. È il problema più grande. Se io adesso faccio un video con l'effetto film, con l'effetto sfocato dietro, come si chiama? Cinema si chiama. Posso regolare la sfocatura da Final Cut? Sì, perché è tutto nell'ecosistema. E farci passare le robe dietro. È quella bestia di Satana, vorrei farlo anch'io. Solo che io devo farlo faccio una maschera frame per piuttosto ribalto la scrivania e vado a fare. A raccogliere le rose. Ma perché te non hai visto quanto è comodo fare i green screen con Final Cut? Beh, quello ormai è veramente un click. In realtà stavo pensando, perché sto video di The Day Before vorrei farlo a modo di documentario, però volevo farlo un po' moderno, e stavo pensando ogni tanto di farmi passare le scritte dietro e però farlo frame per frame come un coglione. O ti compri un Mac come un coglione. Beh, il finanziamento, ti fai come, no, come ho visto io. Lo sai qual è il mio problema per me? Non che non me lo posso permettere, ma che non riesco a usarlo, perché devo ricominciare da zero. Allora, raccontiamo di nuovo questa cosa, no, poi finiamo la coca. Non voglio raccontarla questa cosa, ogni volta la raccontiamo. Non la voglio raccontare, mi vergogno. È una cosa che mi porto dentro. Ci morirò con questa cosa qui. A 5.000 sub? No. Ve lo dico. Sarà la storia del power bank più grande del nostro ufficio. Cosa abbiamo dopo? Allora, so che dobbiamo andare giù di là. Abbiamo. No, ma che. Oh, ridendo e scherzando, siamo quasi 2 ore di live. Peccato che siamo crashati prima, guarda. E qua vicino il Bacaro. Il Baccaro, ok, San Michele. Non so da che parte sia. Baccaro San Michele? Sì. Qua a sinistra. Perfetto. Sai cosa c'è dopo il Baccaro San Michele? Mm-hmm. L'Apple Store. Non c'è scritto qui, c'è scritto un'altra cosa. Guarda come prendo un altro Mac. A 5.000 like. No. 5.000 like. Sub. Ok, anche 5.000 like mi piacerebbe raggiungerli su YouTube. Non fai 5.000 like? Mai. Faccio un cazzo. Ma non contano più niente. Minchia, sì. Sì, per l'algoritmo. E che, sai, quello è il problema di dove siamo arrivati noi con YouTube? È che la gente ci conosce. Se non guarda i video perché non vuole. Non perché dice, ah, no, perché non vuole. A tanti non arriva. A tanti, dici? Tantissimi non arriva. Tocca a me, vado io. Non mi ricordo. Allora, io ho pagato. No, hai pagato prima. Però tu hai pagato 2 volte di fila. Non è vero. Come no? Hai pagato alla Gigia? No. E come no? No, alla Gigia. No, ho pagato solo alla Gigia. Prima hai pagato tu. No, hai pagato anche al Bardo del Dolce. Hai ragione. È vero. Vado. Va bene. Mi ero dimenticato. Faccio finta di guardare il cellulare così posso parlare con voi e non mi vergogno, capito? Perdonatemi, ma è veramente pieno di gente, non ce la faccio. Salve. Anzi, addirittura devo fare così. Pronto? Ah, ciao amici, come state? Mi vergogno perché non so. Non sono abituato.
perché è pieno di gente, io sto parlando con una telecamera, cioè è palese cosa sto facendo. Non mi ricordo, due cicchetti, una cocca e una ombra. Sente gatto? Sì, sì, è normale perché abbiamo il microfono attaccato. Sta pagando? Sta facendo figure di merda, no? Perfetto. Sarebbe bello non pensare al giudizio delle persone che ti guardano per strada, ma non è così che funziona la vita vera, purtroppo. Allora, siamo a metà del tour, in teoria. Se il prossimo è metà. Grazie. Buona serata. Non ce l'ho un conto io. Qui ce lo può anche dire, poi non paghiamo. Come è quello? Eccomi qua. Eccoti. Andiamo avanti. Vai. E via. Trombetta e si parte. Che comunque, visto come si sta riempiendo, nonostante sia martedì pomeriggio... Veramente sì, infatti stavo parlando proprio di quello. Di qua. Giro. Ciao, grazie mille. Ciao. È veramente pienissimo. Perché sono le 6. Ciao, grazie mille. Grazie arrivato. A voi, ragazzi. Grazie, ciao. Caro, grazie. Sono le 6 e quindi è l'ora dell'aperitivo. E anche per questo che sono partito prima, perché qui c'è un'altra pasticceria, come vedete è vuota rispetto alle cicchetterie, perché qua il caffè si prende la mattina, né col latte né col tè. E quindi dici che i bar devono chiudere dopo una certa ora? Sì, nessuno... esatto. Ed eccoci qua, un altro topperone. Scusate, mi è partita una telefonata. Ciao. Letto dentro o fuori? Scusate ragazzi, mi continuo a telefonare i centralini. Dentro o fuori? Dove vuoi? Oh. Stiamo vicino alle finestre però. Va bene. Grazie. Ciao. Perché ci serve la connessione? Mi ha telefonato due volte. Chi? Spam. Ok. Funziona? Più o meno, dai. Più o meno. Ai ai. Se non funziona, andiamo fuori. Ok, si sta riprendendo. Ok. Cosa prende qui? Allora, volevo una polpettina di carne. Ok. Sto giro. Prendi. Se ce l'hanno. Sì. Ciao. Cosa vuoi da bere? No, per me è acqua da bere. Naturale, grazie. È una Coca Zero. Certo. Avete qualche cicchetto? Sì. Polpette di carne. Una polpetta di carne. Okay. Che crosta avete? Di pasta, mantecato, granchio, gamberetti, tonno, tonno radicchio, con la brie. Il brie è con la... Avvelata di fichi. Quello, grazie. Okay. Posto così? Sì, grazie. Sì, grazie. Oh, ok, arriviamo. Andrà in zompa. C'è così? Prendi poco? Migliora? Luna chiede quanto... Pagato 6 euro prima. Ho mandato una foto a Luna e da quanto sono chiusi gli occhi mi ha chiesto quanto ho bevuto. Effettivamente. No, però sto benino. Sono medio, brillo medio. Mannaggia, la connessione. Se vuoi... 100 kilobyte. 100 kilobyte, che è massimo? Vabbè, si vedrà un quadro... impressionista. Trasmissione unstable, ecco qua. È meglio se ci mettiamo fuori, mi sa, Sì, è meglio se andiamo fuori. Andare fuori? Mm.
Non va proprio. Mannaggia. No, non importa. Così liberiamo anche il tavolo grande. Sì, esatto. Ci spostiamo fuori? Scusa, grazie. Come vuoi? Credo solo. Ah, vuoi andare via il tavolino? Beh. Ok, adesso dovrebbe andare tutto bene. 800. Mamma mia, quanto traballa sto. Che errore. 1000. Meglio? Sì. Perfetto. Già, siamo a 1500. Adesso vediamo se sale. Speriamo. Però, 1800. Cioè, io Toby ti seguo subito. Beh. Sì. 2000, ok, si sta riprendendo. Sì. Scusate. Mi dimentico che non possiamo andare, solo che dentro non c'è mai nessuno, così potevamo fare il calzi nostri. Che bello questo piripino, piripino. No. Metti il grandangolo a questo punto. Però non ci si vede. Perché cioè non vediamo perché il grandangolo è dietro. Hai ragione. È una stronzata perché in realtà ci serve anche davanti, ma non. Ma... non è perché la fotocamera è veramente microscopica, quindi. Allora. Sprezzino già preso. No, mio. È stata la prima cosa. Santo che ho preso. Cielo, che errore che è stato. Perché sprezzino poi vai di vino. Beh, hai preso due ombre. Però mai scendere, questa è la regola. Mai Sharona. Mai scendere. Mai scendere. Adesso ci si vede bene, sì, era dentro che non andava. Che in realtà bastava lasciare il router fuori e che non mi... cioè, no, va bene tutto, però... Esagerati. Sai cosa dovrebbero fare? Dovrebbero fare tipo adesivo con le ventose, lo attacchi al vetro. Così. Grazie. Grazie mille. Ciao. Lo fai a ventosa, così lo attacchi dove vuoi tu, nei veicoli. Comunque mi chiedevano, adesso non so se mi hanno sentito, ho pagato 6 euro prima dai nanetti. Non male. Ho preso anche il vino. Sì, il vino, una coca e due sì, cicchetti. Tipo 2-2-2. Buonissimo, sì. Buono, sì, ma chi ha mai detto che si fa? È un po' come la focaccia in Puglia che costa un euro una fetta così. Madonna, capito? È normale, ci sono alcune cose che costano niente. Mi metto un po' più in qualche cosa. A Torino sono gli affitti delle case. Perché siamo. Perché non ci vuole vivere nessuno. Il cazzo. Ecco qua, meglio. Più che altro perché c'era il buco in mezzo e non si vedeva nemmeno te. Io ho dovuto mangiare delle fette di salame. Beh. Sì, al sud confrittata veramente... le erbette è buonissimo, scusami, che te commenti? Il problema più grande del trasferirsi dal sud al nord sono i costi del cibo, perché veramente non costa niente mangiare. No, i costi di tutto. Cioè al sud costa tutto molto meno. Sì. Ed è una cosa che io ribadisco, è sbagliatissima. Perché costa tutto meno come se fosse un altro paese, no? Sì. Perché poi dopo le infrastrutture costano, cioè sono tutte cheap, tutto rovinato, andrebbe, cioè tu le strade sono un casino. Realtà, le... Cioè nel senso minca. Credo sia proprio culturale la cosa, perché. Ma non può essere culturale. E lo è, cioè nel senso la focaccia costa poco perché costa poco. Non è possibile, perché se la farina, l'olio e l'acqua per farle sono le stesse in tutta Italia, non può costare meno da una parte. Grazie mille. Invece cioè, lo spiegavo a pensare in film di che cosa. Incredibile. Guarda che buono da morire, eh. Va bene. È anche strutturato molto bene. E al porto della vita stipendi più bassi di cibo costa meno, ma non ha senso. E però è così? Sì, però è lo stesso paese. Non so, è diverso, è lo stile di vita. Vuoi vivere bene in una città
multietnica, piena di lavoro, costa... Attenzione, io non sto dicendo che andare a vivere a Roma, a Milano o a Torino, tu stai dicendo differenza tra nord e sud, questo è il punto, perché grazie al cazzo che se vai a vivere a Venezia la vita ti costa di più, ma sono costa altri anche motivi. La focaccia, capito? Quindi non è una questione di grado. Ma perché lì c'è un overprice. Appunto, la differenza è quella, è l'overprice che ci mettono le grandi città, che è inutilissimo. Sono sporcato tutti i pantaloni, mannaggia. Ti sei sporcato il cargo? Sono sporcato? Il cargo? Sì, sono un po' cargo. Pantaloni cargo? Sì, sono un po' cargo. Roma non è a sud. Dipende. Per la Scandinavia. Sembra che io sto col brandy e acqua naturale, tra l'altro. Ma che mettono limone anche nell'acqua, è bellissimo. Non qui. Allora, questo qui non è male, ma è più quello che si fa pagare un po' di più per roba leggermente meno. Cioè è buono. Ok, adesso vedo, devo pagare. Però di là è diverso. Questo è più ricercato, è come il sushi. La differenza, ti faccio un parallelismo. Tu li hai provati entrambi, il bento, sì, e l'alu. Sì. Uguale. Ok, ho capito. Sì, costano uguale, sono due robe, cioè uno è un po' più classico, cioè è classico ed è buono da morire, e l'altro è invece più ricercato. Vero, vero. Sì. La polpetta era buonissima, però a me non dovete chiedere se è buono il cibo, amici belli, perché a me piace tutto. Gabriele ha detto che gli faceva schifo. Ha sboccato. Ha vomitato. Assolutamente, vado a pagare. Il Venegazzu lo avete in lista? Non lo so. Venegazzu, non mi ricordo, amore. Prezzo medio dei cicchetti, 1,20 euro. Batteria del telefono 45%, ragazzi. Per 2 ore di live direi che è buono. Considerando anche i microfoni esterni. Vuol dire che ho usato... Allora, diciamo che è partito da un 95%. Mi ha usato il 50% di batteria. Prima era Padova, sì. Scusami. Allora, ragazzi, la sfortuna più grande è stata anche la fortuna più grande, perché l'Ale ha fatto cadere il telefono e ho cambiato il mio. Il cambio del telefono per me è stato un passaggio incredibile. Come vedete, le live vengono 1000 volte meglio, la batteria dura un sacco e anche i video vengono di una qualità... imbattibile. Ho il 15 Pro, salve. Non Max. Non mi piace Max. E lì fuori erano due cicchetti, una coca e una coca. Cipro non Max. Poi c'è la Dolomia qua, che anche questa la fanno pagare. Grazie mille. Non la pito, carino. Ciao, grazie. Non sta in tasca, mi dà fastidio. Io allora mi tira il culo perché l'avrei preso. Arrivo. L'avrei preso solo perché
ha una feature in più, nel senso che ha una fotocamera in più, però lo odio, infatti alla fine ho deciso di no. Mi sta sulle balle come idea proprio. Cosa sta succedendo qua? Dove stai andando? Non ne ho idea. Ah, ok. Scusami. Quanto hai pagato? $9.50. Vedi? Effettivamente era tipo un cicchetto in più di quello di prima, sì. Praticamente. Ah, cioè, considerare che l'acqua era la Dolomia, come stavo dicendo, okay. Magari la quella fa pagare di Chiara Ferragni? Non so dirti. Lo credo. Non me ne intendo, può essere. No, non era, non era. Allora... Te lo dico a voce che magari... Siamo arrivati qui e che dobbiamo fare? No, gatto. Che vuoi prendere? No, gatto, no. Pensavo fosse una spremuta, invece no. Allora, a lo 4500 compro e lo rompo sub. Col ginocchio così, giusto per darti fastidio. Osteria Trevisi o Trevisi? Non so dove sia. No, mi sa che... Sì, Bacar, sì, Osteria Trevisi. Vediamo dov'è. Lasciate un like se volete che carino. No. Prima. È a 30 metri, come 30? Ah, qui. Sì, qua. Sì, sì, scusami. È che non so i nomi, io vado. Ci sta, ci sta. Io vado. Qui. Io sono uguale, so come portarti, ma non ho idea di... Ah, ma questo... Lì è dove hanno inventato il tiramisù. Ci sono stati anche... Io mi vergogno però, gatto. Ma ci mettiamo in un angolo, che te lo frega? Lo so, non mi vergogno. Ma non ti vergognare, sono dai, tutti giovani. Non è vero, è per quello proprio. Aspettate, eccomi qua. C'è un fungo? Ma mettiamoci qua. Qui? Dai, nell'angolo degli angoli. Inizio a sentire un po' il peso del cibo. Sì. Lo senti? No? No. Ok. Perché io sono un ciccione. Madonna, guarda quanto è pieno. È pienissimo questo, sì. Più dentro che fuori, forse fa freschino adesso. Un po'. Volevo vedere che cicchetti hanno. Soppressa. Sì, sì. Radicchio. Mi ha chiesto una foto, adesso arrivano due ragazzi. Magari no, non inquadro del tutto. Così. Madonna quanti carini. Non sapevo se... Ciao. Tranquillo, è la live di gatto, tranquillo. Ciao, piacere. Piacere. Ciao, ciao, piacere, come state? Ci vediamo, poi siamo visti a Tiger tipo... Veramente? Sì, ma dai, è bellissimo. Qua. Mi sono fatto una settimana qui a Treviso per stare un po' con loro a lavorare, insomma, okay, per cambiare un po' aria. Ti piace Treviso? Ah, moltissimo, moltissimo. Sì, 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 me la sto girando... qua dietro in agenzia di comunicazione. Cioè ah, ok. Me la sto girando tutta a piedi, è incredibile. Beh, ti è comunque qua sì, 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 assolutamente. Scusi. No, fighissimo, veramente figo. È per me la prima volta che ti vedo. No, oh, sono contento, sono contento. Beh, se si può sì. Fare una foto. Cioè, come no, certo. Tuo collega. Certo. Gatto, sì. Ti conosco di nome, purtroppo non ti seguo, ma però ci mancherebbe. So che sei tra i... nella clicca di amici. Adesso. No, sì. Abbiamo inquadrato però okay. Fuori, giusto per... Vabbè, metti... Vai, grandissimo. Che top. Ecco qua. Grazie. Si procede tutto correttamente? Sì, sì, assolutamente. Sta andando molto bene, stiamo facendo un po' il giro delle... Il Baccaro Tour? No, sì? Sì? Sei già imbriato? No, non tantissimo, sto alternando un pochino con l'acqua perché sennò non reggo assolutamente. Beviamo come delle... sì, ho visto, infatti c'era anche sgridato che abbiamo preso l'acqua, quindi... Non è... Ragazzi, veramente, grazie mille. Buona serata anche a voi, grazie mille. Sì, lui è flashato nelle foto. Così. È la mia faccia. Amore, leggimi, non t'ho letto. Anche perché non può, sta usando il cellulare. Infatti. Aspetta, vediamo se da qua ti vedo. No, sono. Gira la telecamera verso di te. Non ero fisicamente qui, stavo guardando cosa prendere. No, l'ho spostato. Voglio io il panino... per evitare di far inquadrare i ragazzi. Ah. Insomma, l'ho spostato un pochino a sinistra. Ah, ok. Giusto per... Voglio il panino con le mazzancolle in sour. Porca, cos'è? No. Ah, le mazzancolle, scusami. Sì, come me le mangiate ieri? Sì, sì, sì. Non so cosa prendere, se prendo un'altra polpetta. Guarda lì, guarda che bello fornito qua, eh.
Ma gli hai detto che siamo seduti? Eh? Gli hai detto che siamo seduti qua? No, no, ho guardato dalla vetrina. Ah, ok. Mi hai guardato comunque. Sono venuti loro comunque. Non è che siamo andati a mettere le mani a nessuno. Era detto comunque che eravamo in live. Codini e Saori vuol dire che sono con la cipolla e, se non sbaglio, l'uvetta. C'è l'oliva scolare, mi sa che prendo quella. Chiedono se vogliamo dello sballo. Ma in chat o è passato qualcuno? No, in chat. Ok, no grazie. Ma... Non so se glielo dobbiamo dire, sai? Non ho proprio idea. Ma perché c'è un quadro di Piero della Francesca? Dov'è? Lì. Bellissimo, tra l'altro. Che occhio gatto, maestro d'arte. No, che mica... Sto iniziando a pesare il cibo. Ci si frizza il video? È vero. C'è poco, forse sotto i portici. Vuoi mettere il router lì nella sedia? Metto lo zaino. Sarà una stampa, probabile. Beh, sì, cioè, non credo. Meglio? Sta salendo, sta salendo. Mi siedo? No. Ogni tanto perde. Cazzo, sta scendendo un botto. La zona, magari. Passo. Aspetta. Vediamo. L'audio continua? No, ok, certo. Vabbè, l'importante è che non si stacchi del tutto, ecco. Va bene, zuppettina, lo schifoso. Siamo fucsia. Strano, però. Piazza Statuto, in Piazza Statuto c'era... Ah, sì, è vero, fanno... No, in Piazza Statuto mi sa che le bancarelle ci sono sempre, sai? Con i libri di videogiochi. Più libri che videogiochi, ma sì. Se vuoi vedere il vero antiquariato, vai al Balloon, che sabato e la domenica fanno il Balloon e il Gran Balloon a Torino, che sono due mercati giganti, mercatini dell'antiquariato, dell'usato, c'è un po' di tutto, ed è incredibile. Qua dice 5G pieno, ma... Boh, sarà il cellulare, se scusa, scusa il cellulare. Me lo dire, cioè, se ne lamenterebbe. Finché si sente. Sembra stabile, dicono. Però dice 460. Ci si vede bene o... No, ragazzi, c'è tanto casino. Sembro un agente segreto. C'è tanto casino. Mettetelo nel polso. Vuoi andare a chiedere intanto che cerco di sistemare? Sì. Devo chiedergli il cicchetto e dico di venire. Ma se vuoi chiedili. Per me è il panino con le sarde in Saor. Le sarde in? Saor. Saor. Digli con le sarde. Ciao. Ciao. Volevamo due cicchetti. Sì. Un panino con le sarde. E le olive alla scolana? Sì, però non sta funzionando molto bene. Allora, due... Ah no, quelle sarde però non ho nulla, quelle mazzancolle, insomma. Mazzancolle, scusami. Ah, giusto, è vero. Due con le mazzancolle, due dicevate? No, sì, uno alle mazzancolle e uno alle olive scolane. Ok, sì. E poi un bicchierino di vino rosso. Perché preferenza? Mi consigliami tu? Falconera. Guarda, non è falconera. E da bere, gatto? No, per me niente, grazie. Così, grazie, grazie mille. Ragazzi, provo a passare a spegnere un attimino il wifi, eh? Arrivo. Cioè, non dovrebbe cambiare nulla a voi. Vediamo, eh. Sì, è vero. Non cambia... Scusa, ti rubo la sedia, mettiti lì.
cambia nulla, come bitrate. È strano, ma mi si è proprio frizzato il bitrate comunque. Può essere. Ci vedete bene voi? I cicchetti sono un bicchiettino di vino. Poi qua i cicchetti non si bevono ma si mangiano. Sono il cibo, che va casino. E i cicchetti qua sono il cibo, sono mini, insomma, tipastini. Boh, diciamo. Vedono bene, dicono, quindi buon. Finger. No, granato perché è buio proprio. E allora sì, forse si è buggato proprio questo, vediamo. Ecco, e adesso come lo. Gatto, perché? Forse. E qua. Ok. Si è bloccato lì. Tipo le tapas, sì. Va bene. Famose tapas a panino. Le tapas sono tutto, puoi fare anche di pasta. Sì, le appunto, le fan di pasta, qui no, non è di pasta. Ah, amaro marone. Perché siamo andati così? Ci vivo, io così. Ci vivo. Ci vivo. Com'è che la gente non sa che abiti a Treviso? Scusa. Perché la gente è qui per te. Infatti anche loro, io sono stato il fotografo. Sì, ho detto, il tuo collega può farci la foto, ha detto. Bellissimo. Vabbè, non è stato ineducato almeno. Assolutamente. Assolutamente. Perché la Remoccia è una canzone che sto ascoltando. Si chiama Amaro o Marone, per davvero. Qui c'è il Ketogo. Pausa ramen? No, gatto, ma che sei scemo? Come ramen? Io sono pienissimo, ho preso le olive a scolare. Potremmo prendere un bao. Ma di quelli piccolini a panino? Ma piccolo però, gatto. Con l'anatra. Oggi era. Era oggi? No, ieri era buonissima l'anatra. Sempre buona l'anatra. È tipica di Treviso. Pensa, fun fact, ero lì al. Grazie mille. Grazie. Da nome è questo? Ero lì al. Al coso. Allo stand dei noodle e parlavo con la signora lì dell'organizzazione che mi fa che l'anatra è difficile da vendere perché la gente non la vuole, non è abituata a mangiarla. È verissimo, gatto. È verissimo. Cioè a Torino per trovare l'anatra devi andare in un ristorante specifico. Ed è una delle robe più buone del mondo. Vero, come il cavallo, che anche lì è un po' più. Il cavallo un po' più già lo trovi, però l'anatra veramente. E non so perché, perché l'anatra è più accettabile del cavallo. Verissimo. Secondo me è anche più facile del cinghiale, volendo, però il cinghiale. Da ammazzare sì. Capito. Decisamente sì. E quello è il problema. Stasera, stanotte sfondate il cesso. Per come? Per dei crostini, Robby? Un po' di vino e dei crostini? Madonna, ma che. Allora, è vero che io ho dei problemi di panza, però. Adesso. Abbiamo veramente mangiato tanto così in ogni posto. Dovresti saperlo cosa? Più difficile è cucinare l'anatra, ma io l'ho cucinata diverse volte. E... magari quello. Ma io l'ho cucinata io. Viene buona da morire l'anatra. Tra l'altro se prendi il filetto, basta che lo scotti, lo fai tipo tagliata e viene di una bontà incredibile. Ok. In zona Chinatown, non è che ce ne siano tanti altri, lì non c'è. C'è a Milano, c'è. Beh, l'anatra è tipica di Treviso comunque. Eccoci. Grazie mille. Oh, è caldino anche. Sì. Occhio. Devo spostarmi? Mazzancolla in saor, che sono appunto i gamberi. Vedi che sono tutte le telecamere del set che stanno facendo. Andiamo, grazie. E lui è olive oscolane. Bacca. Sono calde. Mamma. Uno dei più grandi errori della mia vita. Guarda. Sì. Cos'è che devi vloggare? Ho vloggato. Scusa, mi fai un vlog. Mi inquadri. Mi sono scottato fortissimo, è stato un errore proprio della mia vita, proprio che ripensi a tutto quello che hai fatto da quando sei nato.
ma zancolla e cipolla, buonissime. Ma da quando sei diventato così sensibile al calore? No, niente proprio, gatto no. Te sei quello che si fa i cucchiaini? Sono me, io sono un monaco tibetano. Questa è lava, ma bruciava tutto il labbro interno. Che male. Man mano che ci spostiamo il prezzo lievita, Ho visto, perché siamo in centro. Ho fatto 20 metri. Ma già quello costicchiava, Poi qua, dai nanetti. Il problema è che qua non mi ha dato il bicchiere, mi ha dato un calice. Per questo costa così. Ma la quantità... No, è proprio un calice da ristorante questo qua, capito? Ma la quantità no. No, sì, no, mica te lo riempiono tutto. Il ristorante era quasi il doppio, No, quando siamo andati al ristorante era più o meno così. Il doppio gli costa 40 euro. Quasi. Un 50% di più. Ah. Quasi una bottiglia. Buono. E per cena dove andiamo? A fangulo. Inizia a far freschetto adesso. Non giriamo. Brioschi ci sta tutto, ma ragazzi non abbiamo mangiato. Io, allora, non so quanto pieno ti senti, mi sento pieno ma non mi sembra... No, esatto, sono pieno ma non è che sto morendo, non sto male, capito? Però molto bello. Potremmo concludere con un cupcake. No, gatto, quello mi ammazza, no, il cupcake per me è troppo. Quello è troppo. Alla carota? Buono, però è troppo. Che io, facendo la dieta da tanto tempo, sto iniziando a stringere lo stomaco e quindi mi riempio molto più in fretta. C'è l'una? Uno yogurt? Volendo. Sushi. Comunque ho smaltito lo spritz e adesso posso bere il vino senza preoccupazione. Che palle! Chissà perché lo spritz... Sì. Pago con la carta. Perché se ci mettono un pelino in più di ghiaccio, non senti l'alcol e sembra una bibita normale e poi ti alzi e stai cadendo. È un incubo. Preferisco un calice di vino. Grazie. Buona serata. Non è solo perché dolce, è perché sembra proprio una bibita. Se di no, si sta riempiendo tutto, veramente. Beh, orario. Che ora è? Sono le 7 quasi. Eh sì, anche perché si avvicina l'ora di cena. Sì. Ah no, tu devi finire il vino, ci mancherebbe. Sì, sono finito, ma guarda che ho quasi finito, Ah, alla goccia, gatto! Aspetta! Alla goccia! No, per carità. Per carità. Fai. Vai. No, però l'una sto bene adesso, perché prima con lo spritz è stato l'inferno, adesso invece sono a posto. E non abbiamo seguito le regole del Baccaro Tour, per niente. E per quello che sto bene, perché sennò... Però ho bevuto anche un gotto. Un gottino. Ho rosicato di non averlo preso ai nanetti, però, perché sembra molto goloso quello che hai bevuto. Era molto buono, sì, era molto buono. No, veramente sto bene, sono ovviamente... cioè, adesso Red Bull... Ho l'alcol... smaltisce un po' perché c'è la caffeina, un pochino. Non credo che vada bene, però vabbè. Cos'è che avete preso? Sono tutti cicchetti di vari tipi, polpette di carne, ho preso le olive ascolane, il baccalà mantecato, cos'altro abbiamo preso? Le mazzancolle.
ricordo che buona che era quel panino. La mortadella col gorgonzola. Io ho preso, cos'era? Taleggio con l'acciuga, mozzarella in carrozza di vario genere. Tu l'hai presa sempre classica, sai, lo stronzo? No, non l'ho presa classica. Cioè, non classica, quella col prosciutto per i bambini. Quella dei bimbi. E poi vino, perché di solito... Volevo prendermi un fiore di zucca, però se non sono appena fatti mi stanno un po' sul cazzo. Panino con la porchetta. Panino con la porchetta. Che buono che era il panino con la porchetta, madonna. E i dolcini, a me non abbiamo preso... Cosa hai preso? Io una veneziana e tu una... Una brioche con le mele. Sì, con le mele. Si presume che stasera non c'è niente. Sì. Cioè, io. No. Io. Eccoci. Di qua? Non lo so, però di qua c'è il Ketogo. Fammelo vedere che sono curioso. Il cazzo? Se vuoi. No, No, non credo di voler. Un altro bicchiere di vino e te lo chiedo. Altri due e te lo mostro. Perfetto. Eccolo qua. Ah, ma questo è quello dove hai mangiato tu, yes, quando hai fatto la live, vero? Vuoi? No, gatto. Okay. Aspetta. Scusi. Non sì. È, mi sa che non è piccolo il bao, eh? Lo so, l'ho mangiato. Ok. È solo costoso. Allora no. È piccolo ma costoso o grande e costoso? È piccolo ma costoso. Cioè piccolo, è un bao normale. Però andiamo avanti, okay, con... Okay, okay. Non ti preoccupare. Ah, vuoi l'altro coso? Perché io non so se riesco a mangiare ancora, eh? Aspetta. Vediamo dove dobbiamo andare. Dimmi tu. Vediamo. Era l'8-9. Venegazzu. Sai dov'è? No. Siamo molto vicini. Devo cercare. Siamo a 9 di 14. Cioè abbiamo fatto 8 di 14. Ma perché tu non mi devi fare... Eccolo qua, 40 me. Eh sì, però non so verso dove. Si può... Di qua si va? Sì. Sì. E lì dritta, mi sa, dall'altra parte della piazza. Ok. Che rimasta bandiera bianca. Dietro di voi. Sì, sono un attimo... Ci siete appena stati? Ah no, ci siamo appena stati. Ok, allora... Ah no, certo, è quello lì. Okay. Ne abbiamo perso uno? No, mi sa che non ho guardato la mappa, semplicemente okay. Me l'hai indicato tu. Perché l'otto era Trevisi. Sì. Ce n'era uno chiuso. Ah, giusto. Scusatemi. Ecco perché il nome non mi diceva niente, perché questo era il Venegazzo, giustamente. Il mulino. Sai dov'è? No. Mulino, ok. Vineria il mulino. Sì. Credo da quella parte di là sempre. Sì, probabile. Mulino. Ma no, ti stai abbronzando. Cioè, guardate quanta luce gli fa il telefono. Bellissimo, però guarda che atmosfera. Vineria Mulino. È Mulino? Abbiamo saltato Trevisi che non conosce. Sì. Sai che mi sa che non è Mulino, perché non lo trova. Molino. Dolino Molino. Vineria al Mulino. Al Mulino, ok. Se vuoi di qua c'è anche un locale partenopeo. Bellissimo. Sì, possiamo immaginarti, non so, del frittume. Eccolo qua. No, possiamo andare anche di qua. Niente ramen stasera. Purtroppo la live dalla tea room giapponese non riesco a farvela, perché lì non prendo un cacchio. È un peccato, perché sembrava proprio figo. Aperitivo spagnolo. Anzi, dico la Madonna che ricordi. Noi eravamo a Milano. Noi abbiamo mangiato qui, ti ricordi, alla colonnetta. Su qua? Yes. No, gatto, non c'ero io. No, ci ho mangiato con l'Ale, scusami. È vero. E vi confondo. Perché faccio sesso con entrambi. Va bene. Destra. Madonna, ma questo qui è un negozio di vestiti, c'è, illuminatissimo. C'è una caffetteria teatro qui. Credo quella.
c'è anche i vari branch qui in zona. Ragazzi, se la connessione ci abbandona, scrivetecelo, perché adesso siamo sotto i portici. Però non... purtroppo io ho sempre questo 400. Ah, giusto. È rimasto bloccato da prima. Ero venuto al B-Comics per vederti, come arrivo tu sparisci. Sono stato le ore che avevo detto che ci sarei stato nel posto in cui avevo detto che ci sarei stato. Ho dato gli orari di là. Che bello, veramente bello questi locali. Grazie, Q. La numero one. Number uno. La numerone. Xboxone. Dovrebbe essere questo. E qua, ah sì, me l'ero tenuto per ultimo. Ma non è l'ultimo. No, questo? È questo il 10. Ah. O 11. Però qua c'è... Perché c'era altro? Sul fiume questo. Volevo finire con quest'aria romantica. No, è metà. Vabbè. Adesso. Guarda qua. Guardate che cinema. Bellissimo. Scusate, la telecamera fa un po' la birichina. Siamo qua. Prego. Guarda che bello. C'è anche una ruota del mulino lì. Che non gira questa, purtroppo. Però c'è. Eccola. Devo fare pipì. Sì. Bevuto tantissimo. Aspetta. Fa freddissimo qua, gatto, perché c'è il fiume, mi sa. Ascolta, ma vuoi che andiamo da un'altra parte? No, no, va benissimo. Okay. No, perché se vuoi potevamo mangiare il bao come ultima cosa. No, non va bene questo come okay. Ultimo, guarda. Però che era caldo mai, almeno. Oddio, magari c'è qualcosa qui, eh. Ma tanto sta puntando di là. Ma sai che non li vedo... Anzi, tu li vedi, cicchetti. Specchio e formaggio per me. Ah! Fa ridere perché ci vuole mezz'ora per girarsi. Ok. Ah, ci vorrebbe un'ombretta per scaldarsi. Sì, dobbiamo chiudere tra un po', anche perché ho la batteria del telefono al 30%, che è accettabilissimo, ma si sta scaricando questo. Che è un, non è un miracolo. Questo. Perché questo è rarissimo che si... questi qua, è rarissimo che si scarichino. Sono fatti di plutonio. No, questo qui sì. Questo qua si scarica sempre velocemente. A me no, gatto. A te no? No. Però non lo uso a lungo io, quindi non so, Lo stiamo usando da 2 ore e mezza. Madonna, sì. Allora ci sta, ci sta. Fa anche da ricevitore. Quindi non far fare figure di merda che fai con me al ristorante. Allora, gusto della nebbia, devi stare tranquillo, eh. Che è successo? Roma nostra. No, come? Sono DJI i microfoni. Buonasera. Ciao. Buonasera. Sì, sì, grazie. Ti ho interrotto? No, tranquilla. Per me è una polpetta con lo speck e il formaggio. Ah, scusami. Non stavo contando, ma certo, certo. Tranquillo. Allora. Ok. È due, facciamo due. Faccio due polpette con lo speck? Sì. Perfetto. Okay. Stavo pensando cosa prendere da bere. Quello che vuoi. È possibile fare un mini spritz? Di quelli proprio mini? Con il sì, il bicchierino? Si può, ok. Sì. Grazie. Per me niente, grazie. Niente da bere? No, sono a posto, grazie. Ok, spritz, Aperol, Campari. Aperol. Aperol. Grazie mille. Grazie. C'è il bagno dentro? Sì, sì. Grazie mille. Vado in bagno. Oh no, oh no. L'ha attaccato per sempre al tavolo.
ha detto un mini spritz, lei l'ha guardato come se lo stesse offendendo. Tanto ci ha chiesto disturbo, ma siamo seduti qui al tuo bar, cioè al massimo, cioè, se siamo seduti qui stiamo rompendo le palle per forza, no? No, non è che T-Rex, è che te arrivi tardi, cold come sempre, e non sai che abbiamo bevuto come delle zampogne. Ha fatto bene a sentirci offesa. Ma lui beve come ha bevuto come una merda, io ho bevuto un'ombra. Aveva la pipa. Cream, pensa a pisciare. Dove cazzo ho parcheggiato poi la macchina? Non mi ricordo più. Guida Karim. Ah, guarda, tra i due non credo. No, sicuramente la macchina, cioè si risale dove ho parcheggiato, però non mi ricordo io così su due piedi. Non me lo ricordo proprio. Vediamo se riesco a beccarlo da qua. Non me lo dice. Auto parcheggiata. Grazie mille. Grazie. È a 500 metri da qui. Minuti per arrivarci, dice, sì, ma io ci vado a piedi, quindi 11, ok. Non mi ricordo mica dove cazzo l'ho messo. Vabbè. Ha portato un sacchetto, non so cosa ci sia dentro. Spritz piccolo, insomma. Beh, dai, cazzo, piccolo. Così? Ha il magnete da entrambe le parti. Sì, non lo sapevo. Eccomi qua. Il modello nuovo poi è incredibile, solo che l'ale non vuole. Oh no, tutte le patatine sono. Ecco qui. Eccoci qua. Alla fine mi ha portato uno spritz normale. In un bicchiere normale. E tu ci provi. È perché l'ho visto da quello classico lì, quello storico, non mi ricordo. Quello dove lanciano le madonne. E era proprio piccolo così, vedete? Ah, è stato proprio bello. Madò, il fumo che esce, gatto. Ma che è? Non si vede però dal video, peccato. Perché vi assicuro che sta uscendo della lava. Sarà una wannabe influencer. Quanto complice voleva essere. Sì, sì, tantissimo, sembrava che ci avesse riconosciuto. Cosa stiamo? Sì. Noi siamo giovani, wannabe. È mangiabile? Se lo apri. Ok. No.
Non proprio. Spezza la metà. Sì, mi sa. Se lo mangi settimana prossima. Comunque è stato proprio, perché faccio vedere un po' anche te, è stato veramente bello. È stato molto bello. Perché c'è il testone. C'è un giga mega, No, perché ho messo il fisheye. Ecco qua, meglio. Io non vi leggo, perché la telecamera è quella dietro. Quindi niente. Ah. Lo spritz forse non è una buona idea, però è l'ultimo. Vediamo se con la fotocamera posteriore. Si vede. Cazzo, sì, si vede, sì. Madonna. 5. E furono ustionati per sempre. No. Ma che buono quel fuoco. Ma siamo ancora frizzati? Puoi controllare? Ah, ho fatto per boh. Siamo? Il telefono non si figli di troia. Dovessi mettere in modalità aereo, puoi andare online, no, vero? No. Allora no. Dicevo, Luna mi ha scritto che ho gli occhi. Ma cosa c'è? Ma anche la gente è proprio stupida, eh? Ho gli occhi ubriachelli, mi ha detto. Che in realtà sto bene, però immagino che. Purtroppo a me l'alcol non fa l'effetto brioso. Però hai un po' la saracinesca. Mi stanca l'alcol e quindi ho l'occhio a metà. È anche tardi, in realtà stamattina abbiamo lavorato, quindi sono le 7. Mi è arrivato un SMS. Chiamato il tuo telefono, era occupato. Non è che è importante? E quindi qui si conclude il nostro tour enogastronomico del era buonissimo tutto. Ok. Però il cibo è buonissimo. I locali pure, mi vergogno come un cane a fare le live in pubblico, non le farò mai. Però a parte quello, bello. C'ho l'occhio un po' a metà e non vi leggo, amici, quindi mi spiace. Non vi leggo. Aspetta che facciamo così. Così prendiamo la e salutiamo. Hai detto tu prima, sì. Sì. Guarda che adesso non va proprio più un tubo. Faresti successo con le live in pubblico. Ma non mi interessa. Preferisco fare i video se vado in giro e a filmare. Ah, mettiamoci lì che salutiamo. Ma in piedi, ma andiamo là, no? Aspetta, fammi andare a pagare, aspetta, ah, vai, 5 vai minuti. Pagare. Andiamo a pagare? Certo. Era molto salato. Però spec. Però buono. Era buonissimo. Era buono, buono. Forse il cicchetto più buono, sai? Insieme al baccalà mantecato che ho mangiato. L'unico baccalà mantecato che ho mangiato. Sono contento che vi sia piaciuta la live, ragazzi. La trasformiamo in una challenge settimanale, cazzo. Se andiamo in ospedale. Se bevi. Vabbè, dopo, cioè di settimana in settimana mi si abituerà, no, a me no perché c'ho la Gilbert, però. Però una volta a settimana magari si può fare. Ecco. Vado a pagare?
Abbiamo sbagliato dello studio, mi fa molto piacere, ragazzi. Sono 45 minuti a Treviso, mi sono segnato tutti i posti, ma sono tantissimi però. In che senso è la Gilbert? Nel senso che ce l'ho. 25% di batteria. Che rimpatrio, ma cosa c'è di strano? Abbiamo pagato una volta a testa fino adesso, non è che stavo scroccando. Cos'è la Gilbert? È una malattia incurabile che dà problemi. Adesso facciamola, stringiamola un attimo. Se bevo o assumo troppi alcolici, cioè se assumo troppi alcolici o se mangio troppi fritti, anche tante altre cose, ma giusto stringendo. È una malattia del fegato. Divento giallo. Quanto gli hai dato? 8,50. Quindi non male. Beh, con lo spritz. Gli ho dato lo spritz. Sì, spritz e due polpette. Erano anche belle grandi. Dovevamo segnarci tutti i prezzi. Per più le patatine che non abbiamo toccato. Io le ho mangiate e non erano granché. Ok. Sono patatine. Scusate, se sentite un po' di singhiozzino. Dei ruttini, sì, dei singhiozzini sono io, scusatemi. Ok. Andiamo in pescheria per concludere? Dai. Aspetta che faccio. Uno. Noi abbiamo pranzato lì. Il ristorante è vuoto, ma in realtà sono le 7 adesso, quindi. Abbiamo pranzato lì ed è il posto dove ci hanno messo 45 minuti a portarci anche solo l'antipasto. Il ritardo della mia live. Sì, era quello. Il ritardo della live di Karim dell'altro dì. Che bello. Ragazzi, ma quanto è bella Treviso, eh? Si può dire? Da qui che regista. Che bello. Lynch. Fai vedere da qua. Ecco, bellissimo. Quello è il ristorante dove siamo stati. E noi abbiamo mangiato lì, in proprio su quel tavolo qua su qua. Insomma, vabbè. Devono criticare tutto, cazzo. Sì, mamma mia, che rottura di cazzo quando fanno così, però, eh. Cioè, poi dopo si dice, vabbè, ma non sei mai in hype per niente. Per forza, appena ho un ammazzate minimo di tutto. Hype, è come se stessi rompendo il cazzo a qualcuno, mi non voglio cambiare uccidere. Non cambiare mai microfono, gatto. Se sono un attimo felice, deve arrivare una persona a dirmi, stamattina, uno, mentre stavo giocando a Baltro lì, ho detto, che gioco di merda. Ma beh, perché? Serviva? Ma poi è bellissimo, Baltro, lo dicono tutti. Al di là di, ma magari ti fa schifo, ma che vuol dire? vabbè, ma non sei mai contento. E per forza, se lo sono, mi rompe di coglioni. Mi tirano giù. Andiamo al mulino, andiamo sì, al mulino. Sì, che è bellino. Che senso a dirlo? Tra l'altro, Padova non è meglio, Padova è diversa. È molto diversa, porca miseria. Però è bella Padova. Molto bella anche Padova, sì. Però Treviso mi fa venire anche voglia di vivere dentro le mura. Sì. È vero, è vero. Facciamo passare. Qua che c'è un po' di luce. Aspetta, che giro così. Ecco qua, siamo giunti alla fine di questo tour. Spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con me domani mattina, adesso non so con cosa, con Balatro credo, ma e io vado a lavorare. Cosa fai domani? Fai sempre Voices of the Void alle 2. E non so se domani sera o giovedì sera facciamo con Lino, mi sa giovedì. Domani Outlast. Facciamo qualcosa. Se vuoi. Vediamo. Va bene. Outlast tutti e tre. Sì. Ciao. Ciao. And.